Bella ragazzi, siamo i Grananas, siamo qui a grande richiesta con un gameplay live su FIFA 13 e quindi abbiamo fatto questa partita e state vedendo scorrere le squadre Roma-Inter. Forza Inter! E naturalmente io mi aggiungo con un bel dai Roma dai, perché queste quindi, da come avete capito, sono le nostre squadre del cuore e perciò siamo pronti a sfidarci all'ultimo sangue pur di far vincere la nostra squadra. Tanto vinco io. Sì, è arrivato. Inizia il tiki-taka della Roma, il progetto romanista. Il progetto, mister Rico. Cioè, Balzare, naturalmente i giocatori abbiamo provato a cambiarli ma non si può fare, quindi abbiamo dovuto tenerci i giocatori vecchi nel bene o nel male. Ma come cazzo, mio. Quindi abbiamo dovuto tenerci Taxidis, ma ci siamo tenuti anche Marquinhos. Taxidis, madonna. Tanto sì. Comunque parte subito bene la Roma, che in questo momento... Eccolo, Palacio. Ma dove hai tolto un tuito, bello. De Rossi che si abbassa al centrocampista, quindi la mia formazione è questa. Stekelenburg tra... No, scusate, ecco, comincio bene proprio la formazione. Lobont tra i pali. Poi c'è centrale di difesa Marquinhos e Castan, laterali Barzaretti e Piris, linea di centrocampo con De Rossi. Intanto Milito, mannaggia! Linea di centrocampo con De Rossi davanti alla difesa, Bradley e Pjanic ai suoi lati. Ma non mi frega un cazzo a nessuno della formazione. A me mi frega, quindi sti cazzi dell'altri. E davanti il trio Totti, Osvaldo, Lamela. L'unica cosa buona che questa squadra ha, forse. Ma Mosvardo via, Mosvardo via. Marquinhos è già andato via, però io volevo mettere Strot, ma non ho potuto. Mamma mia, Palacio, che accelerazione. Palacio, fa una cazzata. Riprende. Che cazzo è passato? Ma porca troia. Invece io tra i pali Handanovic. In difesa Nagatomo, Ranocchia, Samuel e Pereira. Che Nagatomo e Pereira sono diventati tutti e due esterni, ma li metto comunque in difesa. Occhio a Pereira, quello mette paura. Ma no per come gioca. Infatti fa la faccia, per la tartaruga ninja. E a centrocampo Cambiasso Kovacic, che avevo messo? Beh, mo voi dico appena. Classico dell'Inter, proprio, non si ricordano manco chi c'hanno dentro la formazione. Cambiasso Kovacic, Guarin come COC. Chi ho messo sull'altra faccia? Non lo so. Nagatomo. Ah, ho messo Jonathan in difesa, ecco chi era. Jonathan in difesa, Nagatomo esterno. E va bene, attacco Palacio Milito. Se ne va Eric. Dov'è? Guarin. Tanto per Palacio. L'ultimo video che abbiamo fatto stavo dicendo che stavo schiumando. Invece oggi. Stavo scrivendo al caldo. Milito prova da fuori. Oggi non si sa come c'è stato un diluvio universale, roba che io abito al secondo piano e accanto a me è passata l'arca di Noè di fronte al balcone praticamente. Sono uscito un attimo in macchina, le pozzanghere si sprecavano, cioè ci sono stati dei punti dove galleggiavo proprio. Vabbè, almeno ha rinfrescato. Sì. Almeno quello. Tanto Bradley come si inserisce, che qualità di inserimento il ragazzo. Davvero, Bradley è proprio un fenomeno. È uno di quello che mamma mia. È uno di quelli che fa legna, capito? Tu non lo vedi, non lo senti, però è sempre lì che ti leva le castagne dal fuoco. Guarin, mamma mia. Tiro troppo schiacciato, come direbbe Caressa. Caressa. Alucida, come direbbe Bagni. Bradley. Ma perché hai messo Bradley? Andiamo a Berlino. Ma hai messo Pjanic? Sì, ho messo Pjanic. Chi è che non hai messo a centrocampo? Puoi mettere Florenzi? Non ho messo Taxidis, è giusto, però gli ho dato un turno di riposo naturalmente. È troppo stanco, gioco troppo. Dopo le sue performance, Palacio. Tanto stiamo soffrendo Milito! Un po' qua. Però ragazzi, Lobont sta veramente facendo il fenomeno. Appunto, perché hai messo Lobont e non Stekelenburg? Perché mi dà più sicurezza, poi Stekelenburg se n'è nato. Vabbè, che vuol dire? Marquinhos non se n'è ancora andato dal mio cuore, invece Stekelenburg sì. Se lo dici te. Mamma mia, il balza. Chi prenderete in porta? Si parla molto di questo De Santis. Vabbè, questo De Santis, capito? Come se non conoscesse nessuno. Dicono che è bravino. Se da Napoli si piace Giulio Cesar. Io avrei preferito allo sconosciuto Giulio Cesar, però vabbè. Abbiamo preso comunque il grande Skorupski, che quello sì che ha navigato. Oh, guarda, è proprio forte. Batta a vedere i paratoni che fa. Michael, guarda come si inserisce Michael.
Mamma mia, ragazzi, Michael veramente mi fa. Jordan. Mi fa veramente. Ma che cazzo devo fare? È troppo bravo, è un bravo ragazzo. È proprio ma bravo. Dai. Pure Piris ha messo. Abbiamo Piris che, ragazzi. Poi mettere Durosidis. Reduce da una stagione d'oro, praticamente. Ancora la palla per Guarin. Guarin è troppo lento. Cioè, più veloce Piris, non ci si crede. Che cazzo. Dai, ma che. Rampo. Ma che sta di. Ma che sta a fare? C'è anche il giallo per Rodrigo Palacio. Roberto Palacio. Roberto Palacio. Sì, vabbè, ma io t'ho appena toccato. Ma che. Castan, che secondo me. Giallo. Secondo me Castan è d'origini venete. Castan. Ti prego. Dai. E beh, guarda che lui c'ha il passaporto italiano. Cioè, c'ha la doppia cittadinanza. Cioè, c'ha origini italiane. Quindi. Non è extracomunitario. Tu non hai mai provato a immaginarti da dove vengono i giocatori che hanno comunque un passato italiano? Perché ce ne stanno tanti, tipo, eh. Poco tempo tipo fa. Icardi, no? Icardi, che è il nuovo, vostro nuovo acquisto. No, più che altro poco tempo fa ho scoperto che Kobe Bryant è vissuto in Italia. Sì, è scioccante vedere Kobe Bryant parla italiano, eh. Sì. Palacio! Oddio mio! Mamma mia! Come fa a cagare un gol del genere? E intanto 7 tiri a 1 per l'Inter. Comunque voi... una cosa vi invidio a voi dell'Inter. Ovvero? Il direttore sportivo. Branca. Branca si parla che oggi abbia concluso un grande affare. Tra. È riuscito a pagare un marocchino presente sulla strada. Gli ha offerto un braccialetto. E gliel'ha offerto per 5 euro. Lui ha insistito troppo e alla fine è riuscito persino a pagarlo 10 euro. Quindi sì, sì. Per la sua bravura. Ha chiuso a 10. Che la sua bravura da negoziante, da negoziatore, no? Ha chiuso da mamma 5. Mia. Ha chiuso a 10 perché per 5 non se ne faceva nulla, ha detto. No, comunque Kovacic c'è grande rivelazione del campionato, ragazzi. Comunque ragazzi, Michael Bradley in questo momento è il giocatore migliore in campo, secondo me. Per non parlare di Osvaldo. Milito! Cioè Marquinhos. Palacio! Rodrigo Palacio! Tutta questione di De che? I principianti qua che segnano. Certo, ammazza. Rodrigo Palacio. Come al solito l'Inter. 45 minuto del primo tempo. Come al solito l'Inter sa soltanto rubare. Il gol. Questo qui era di un Rodrigo Palacio. Cioè, zitto un attimo, c'era un fuorigioco netto qui, c'era. Palacio. Qui c'era un fuorigioco netto di 20 metri almeno. Netto. Infatti si è visto come ha fischiato. Guarda Totti che finta. La palla per Michael. Dentro per Totti. Sì, ancora per Gilardino. Pirlo. Pjanic. Che cross de merda. Nagatomo che lo spazza. Per Kovacic. Ci arriverà. Pensa quanto è lento. Madonna Kovacic. Ma che cazzo. Ma si è magnato. Oh. Totti che ha fatto qua. Oh. Eccolo. Ancora Palacio. Fine primo tempo. Andiamo con l'intervista. Con l'intervista live dai giocatori appena usciti dal campo. Xenic, siamo qui con l'autore del gol, attraverso Palacio, è riuscito a segnare questo gol stupendo, come lo commenta? Io credo che la partita è molto difficile, però non sappiamo se si grado il gol del... Tanto schippiamo velocemente le statistiche. Vai, ricomincia. Gracias. Oh, ma che cazzo ha fatto? Ancora Palacio. Ma questo Palacio, è fallo. Palacio, che visione di gioco, Palacio, ragazzi. Comunque, Palacio. Nonostante le statistiche, la partita non è così... Non lo so, guarda, no, è molto bugiarda rispetto alle statistiche. La partita reale, per chi la vede, lo sa cosa voglio dire. Sì, certo. Ormai Darryl sempre su ste cose se parla al culo. Ho fatto più tiri io, però signor te, è ingiusto. Guarda che infatti hai fatto più tiri te. Lo so. Sta vincendo io. Quindi sta zitto. Quindi cioè. È giusto, non è bugiarda. No, perché. Marquinhos, ragazzi, che scelta di tempo. Quanto lo rimpiango. No, ma che cazzo, ma che stop fai io? Guarda l'arbitro che si ti mette in mezzo. Capito, guarda che stop. Mamma mia, questo vuole fare la fine dei frisk proprio. Come si chiama, ti ricordi? Quello là da monetina. Chi era quello da monetina? Vabbè, ma te eri troppo piccolo, non te lo puoi ricordare. Perché tu invece. E io ricordo, di mondo. Però io mi ricordo. Che intercetto. Cambiasse per Guarin ancora per Milito. Secondo me l'Inter non merita, secondo voi Milito, che dite? Milito, sta meritando? Per Palacio, lunga per Palacio, troppo lunga, mamma mia. Secondo me sta meritando l'Inter, secondo me no. Sì che sta meritando. Secondo me ci starebbe più un pareggio qua. Infatti. Ma arriverà nel finale, arriverà.
Il rialzo per Palacio viene intercettato da Marquinhos. 35 dai, milioni per Marquinhos. De Rossi, muovi questa nuova azione, su, muovi la manovra. Parla per il capitano. Il capitano inventa, sì, è lui. Oh, ma questo è fallo! Ah, questo è fallo, ammazza! Ottima scelta di tempo da parte di Jonathan. Uomo partita, ragazzi. Ancora Nagatomo per Milito per Nagatomo. Ancora Nagatomo, il cross al centro! Non la prende. Spazza tutto De Rossi. Il tacco di Bradley, ma che giocatore sopraffino! Bradley è proprio famoso per sti tacchi. Ancora Samuel De Wall. È un giocatore fantastico! Fantastico! Michael Bradley, ragazzi, mi stupisco ogni giorno di più per le prodezze che mette in campo. Oddio, qua ho sbagliato tutto. Ancora Palacio, la palla per Guarin. Come va? Come entra Piris? Mamma mia. Questa è proprio la rivincita degli scarsi. Piris che sta facendo un partitone. Bradley che sta facendo un partitone. Perché Bradley fa ride. Vabbè, dai, non esageriamo. Oddio, molto meglio Pjanic. È molto costante come giocatore, te garantisce sempre una buona prestazione, dai. Quello che deve fare alla fine, non è che noi gli chiediamo di certo le prodezze da Totti a Bradley. Questa è una botta di culo che non mi è riuscita. No, so io che t'ho intuito. Vabbè, il culo ci stavo peggio. L'arbitro che intanto schiva il pallone con un passo di twist. Oggi non mi è piaciuto Eric. Eric non si è visto. Oh, dovrei Dio, notte. Ah, pure. No. Niente, ho chiesto troppo qui a Michael. Nakatomo. Kovacic per Palacio, ragazzi. La palla per Milito! Oddio! Grande parata di Lopez, smanaccione. Perché manca un gol, mi fa? Che ti controlli su Facebook? Che batto, eh? La dura legge. Proprio antisportivo qua. Antisportivo, devi metti a controllare Facebook. Antisportivo. Gioca. Jonathan. Mamma mia, che 1-2, ragazzi. Il cross al centro per Milito che è troppo lungo, però Guarin! Che entrata qui, ma chi era? Marcos! Mamma mia, quanto sei forte. Però ormai, al Paris. Samuel. Attenzione, dobbiamo fare un cambio. C'ha ragione, è vero. Beh, chi facciamo entrare? Vediamo. Te c'hai Marquinhos, io sposto Guarin qua, levo Pereira. È il momento di Taxidis. Che Pereira non si è proprio visto. È il momento di Taxidis che prende il posto di Michael Bradley. È il momento di Cassano. Ed è il momento di Goicoechea. Perché vogliamo, naturalmente, vogliamo far finire questa partita 2-0. E io farei tanto un cambio Palacio Rocchi. No, vabbè. Abbiamo bisogno del pareggio, perciò mettiamo Goicoechea. Che logica del. Logica dell'allenatore proprio. Goicoechea, mamma mia. Che gran giocatore, colui che si fa l'autogol su un cross. Attenzione, potrei andare a pareggiare anche prima che entra Goicoechea. Potremmo salvarci. No! Ranocchia, ragazzi, Ranocchia. Kovacic per Cambiasso ancora per Milito. Milito, Palacio. Fuori! No, ho vista dentro. Che presa male. Giallo per Michael Bradley che saluta e se ne va. Ah, perché hai sostituito? Sostituito, ha fatto un partitone stremato. Adesso mandiamo uno con i piedi più quadrati? Più educati, diciamo, no? In chi? Campo. Mettiamo Magic Taxidis. Allora sì. Ah, faccio entrare Alvarez. Anche Lobont non capisce la sostituzione, ma l'allenatore lo sa bene perché. Vabbè, no, te ridò a palla, dai. Apposta. Vabbè, ho capito, prima mi ridai palla, poi mi ridai. No, vabbè, da valorità. Comunque, Lobont non capisce il perché, ma l'allenatore lo sa il motivo e ha in mente uno schema ben preciso per cui mettere Goicoechea al posto di Lobont. Che schema? Non posso dirtelo, certo, non lo dico all'avversario, non lo dico a Lobont, lo dico a te. Allora sì. Poi con Lobont ci farò un colloquio dopo la partita per fargli capire qual era il motivo. Mamma mia, Castan che ha preso. Ancora. Dai, andiamo a cercare questo pareggio. Sì. La Roma con questo la ragnatela, il tiki taka. Sì. La palla per Cassano, il tiro. Mamma mia, che cazzo ho fatto qua. Quando fa 3000 cose ho fatto il tiro più brutto. Dai, ma sbardo, ma se può vedere, oh. Ma vattene. Contestazione proprio. Striscioni di bu per Osvaldo.
ancora Kovacic. Il cross leggero per Mamma mia ragazzi, Marquinhos, ma che difensore è Marquinhos? Che difensore era Marquinhos? Beh, lo è ancora. Alla Roma. Oh, intanto Guarin, il tiro da fuori! Alto sopra la traversa. Ce la farà Darryl a trovare il pareggio? Ce la farà la Roma? Speriamo di sì. Non credo. Mamma mia, la palla per Milito. Ma quanto sei lento, Milito? Madonna. Però c'è, non è possibile. Palacio cerca il dribbling ma non va. De Rossi che palleggia intanto. Vai Pjanic. Vai, fammi sto gol. Dai, ma perché non parti la me? Guarin la rischia. Milito. Il tiro non va. Prende, ma adesso non sa fare altro che ripetere Milito. Grande prestazione di Goicoechea, che esce naturalmente soddisfatto della sua prestazione. Nessuna rete subita. Roma accetta la sconfitta, anche se comunque si meritava qualcosa di più. Dallo Stadio Olimpico è tutto, da Beppe Bergomi e Fabio Caressa. No, è vero. Bella a tutti, ragazzi.